quando ci sono iniziative che tendono a valorizzare best practice, comunque le pratiche virtuose in tema di sostenibilità ambientale in generale e soprattutto di gestione dei rifiuti, noi siamo presenti per cercare di evidenziare l'importanza di tali pratiche che in Abruzzo cominciano a essere diverse e per attestare anche una nostra massima attenzione verso iniziative di questo tipo che vanno nella direzione che noi ci auspichiamo, che è quella che ormai abbiamo cristallizzato fino dal novembre 2014 con il nuovo piano di gestione dei rifiuti, che dice un no secco all'incenerimento in Abruzzo e che va verso la direzione di una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti. Questo per far sì che si ottengano dei benefici a favore delle nostre comunità, della comunità regionale, e che si riescano davvero in tempo debito ad abbassare le tasse che poi gravano sui cittadini. Su talune impressioni che alcuni professionisti dell'ecologismo lanciano ormai da qualche giorno in Abruzzo, che sono dei veri e propri tentativi di processo alle intenzioni, io non dico nulla, non li commento, perché credo che nella pubblica amministrazione poi ciò che contano sono i fatti, e i fatti ad oggi sono rappresentati dagli atti ufficiali e pubblici che la Giunta regionale e il Consiglio regionale si è dato dal novembre 2014 e recentemente nel febbraio scorso. Questi atti dicono tutt'altro.